Bentornati amici di Briciole di Storia. Bentornati. Questa sera qualcosa di serio e infatti partiamo con un'apertura tendenzialmente più seria. Che cos'è? Si vede abbastanza chiaramente, è un elmetto risalente alla Prima Guerra Mondiale. Diciamo subito il nome. Si chiama elmetto Adrian. Perché si chiama Adrian? Perché è stato progettato da Louis Auguste Adrian, francese, per l'esercito francese. E l'esercito italiano, che aveva a disposizione poco o niente, lo ha tranquillamente copiato. D'altra parte eravamo alleati e quindi lo ha copiato, e i francesi avevano cominciato a produrlo nel 1915, noi abbiamo iniziato a produrlo nel 16. Infatti si chiama modello Adrian M16. Questo è già di quelli un po' più moderni, perché si può osservare che la parte della calotta è unita alla parte della visiera e del paranuca. Questo si chiama paranuca, ho imparato che si chiama paranuca. Mentre una volta erano due pezzi separati, che quando veniva colpito si staccavano, provocando dei danni alla testa del poverino. Che dire? Questa crestina qui aveva uno scopo prettamente ornamentale, anche se eventuali colpi dall'alto potevano essere in qualche maniera ulteriormente riparati. A cosa serve? A proteggere la testa, immagino. Sì, ma non dai colpi di arma da fuoco, quindi che la bucavano tranquillamente. La proteggeva dalle schegge di granata che non fossero esplose troppo vicine, la proteggeva parzialmente dalle biglie degli shrapnel, e la proteggeva da colpi durante la vita, come dire, non di combattimento, quanto un casco da motociclista, per essere chiaro. Invece, se colpita da un colpo d'arma da fuoco di un fucile, veniva bucata e questo non ci possiamo fare niente. Cos'altro dire? La nostra commozione è totale. All'interno ovviamente manca la fodera, non era così, certo. Nudo, ma la fodera viene persa. Sappiamo che è stato trovato in Friuli e quindi questo conferma che fosse... E siamo certi che è stato indossato da qualcuno. Questa è la cosa emozionante. Questa è la cosa che colpisce. Intanto dobbiamo ringraziare il signor Mauro che ce l'ha prestato e non certo, è una cosa assolutamente, da assolutamente. E poi, come mai si trova in giro un elmetto? Come mai? È per tre motivi. Il primo motivo è che durante una ritirata... Il soldato lo poteva anche gettare. Il secondo motivo è che venisse perso durante il combattimento, oppure che la persona venisse uccisa. Certo. Questo è il motivo per cui si trovano in giro elmetti del genere. Quindi noi non sappiamo cosa sia successo a questo soldato del 154esimo reggimento, anzi se qualcuno ha qualche altra notizia più precisa saremmo contenti. Quella sopra ha tutta l'aria di essere una corona, perché il nostro era il Regio Esercito, ma più di così, ahimè, non riusciamo a sapere. Nonostante serie ricerche, più di così sì. Non riusciamo. E su questa emozionante immagine, proprio sì, proprio... vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio.